stata inaugurata nella mattinata di ieri la nuova sede dell'Università Telematica Pegaso presso il prestigioso complesso monumentale Belvedere di San Leucio in provincia di Caserta. All'incontro moderato dalla giornalista Nadia Verdile è intervenuto Carlo Marino, sindaco di Caserta, e Tommaso De Simone, presidente della Camera di Commercio di Caserta. Ma a questo punto diamo la parola a Danilo Iervolino, presidente dell'Università Telematica Pegaso. Oggi ci troviamo a San Leucio per un evento importante, l'inaugurazione della sede dell'Università Telematica Pegaso, un grande evento per la città ma soprattutto per una cultura che va sempre più avanti. Sì, la nostra offerta vuole arricchire già una prestigiosa offerta formativa universitaria presente a Caserta, vuole farlo attraverso le nuove tecnologie, attraverso una metodologia appunto innovativa, adatta ai giovani ma anche a coloro che lavorano, che strizza l'occhio all'industria 4.0, che si collega alle start-up, alle nuove professioni e quindi alla rivoluzione digitale in corso. Un'università che vuole essere nel solco del lifelong learning come università durante tutto l'arco della vita. Un'eccellenza che trova spazio in una grande eccellenza tutta casertana? Sì, decisamente questo sito è straordinario, non è un concetto esotico pensare che qui a Napoli è nata la prima università al mondo, quella federiciana, qui è nata la prima cultura oceanografica, la prima scuola navale, proprio qui a San Leucio è nata la prima scuola anche aperta alle donne per l'epoca, e qui nasce un modello telematico innovativo, primo al mondo in termini di logicamente tools, in termini di collegamento al lavoro digitale, in termini di lifelong learning. Dopo il taglio del nastro, la preziosa benedizione impartita da Don Antonello Giannotti. Di onnipotente fonte di ogni benedizione, illumina e proteggi i docenti e alunni di questa università, che ha come scopo la formazione della gioventù nel progresso delle discipline scientifiche e della cultura umanistica, perché guidati dalla parola di verità seguano i tuoi precetti e con tutta l'anima aderiscano a Cristo Maestro e Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie. Auguri che la Madonna mia ci accompagni tutti.